La nostra città è stata ancora una volta per alcuni giorni al centro del dibattito per quanto riguarda un nostro futuro più sostenibile grazie alla transizione ecologica e in particolare grazie alla transizione energetica, visto che questo è uno dei temi più importanti che è stato affrontato. Padova ha la sua credibilità in questo ambito perché è una delle città che si è data obiettivi ambiziosi con la Commissione europea per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni climalteranti, ma anche perché con i fondi PNRR stiamo mettendo a terra tutta una serie di progetti che vanno proprio nell'ottica della decarbonizzazione. Siamo la città in Italia che ha ottenuto più risorse PNRR e pro capite tra i comuni capoluogo e quindi siamo in prima linea su un impegno concreto che dà il senso anche di tanti obiettivi che sono stati condivisi in questi 3 giorni a 2050.